Tra le frasi iconiche degli anni Ottanta non possiamo dimenticare: non ho mai provato Urrano. Tra gli snack scomparsi, l'Urrà Saiva merita un posto particolare grazie a lui, soprannominato Mr. Banana, in realtà Fabio Bussotti, che in un'intervista ha raccontato che quando girò lo spot nel 1987 fece 400 ciachi in un pomeriggio per 4 spot diversi e guadagnò 4 milioni di lire, che per l'epoca erano una bella cifra. Attore diplomato che ha lavorato anche con Fellini, Monicelli ed Ermanno Olmi, alla fine viene ricordato soprattutto per la parte del nerd che non ha mai provato l'Urrà. Io non ho mai provato l'Urrà. Provalo, Urrà Saiva, è tutto nuovo. Ah sì? Sì, è più ricco. Fuori c'è il cioccolato. Ma se lo mordi, scopri che dentro ci sono 5 cialde con in mezzo una morbida crema. Io non ho mai provato l'Urrà. Ma come non hai mai provato l'Urrà? Urrà! No, non ho mai provato Urrà. Beh, peccato. Urrà Saiva, se non mordi, non ci credi. Certo, ma se non mordo, come faccio io? La Saiva, anzi, lo sapevate che significa Società Accomandita Industria Wafer Affini e l'acronimo fu ideato niente meno che da Gabriele D'Annunzio? Sparò sul mercato questo wafer potenziato al cioccolato molto prima del 1987, fece capolino già negli anni 60 con una pubblicità in verità un filino strana. Ci sono sti montanari che fingono di essere dei treni umani e vengono pure oliati nel naso, poi scorazzano nel bosco finché non arriva la squinza che porta loro i rifornimenti. Wafer! Wafer Saiva belli freschi! Poi il claim finale, che è stato probabilmente registrato in cantina. La merenda si cambia! Urrà Saiva! Freschezza del wafer, energia del cioccolato! Ma comunque è dal 1987 che si marmorizzano i nostri ricordi grazie a questo spot che ancora oggi viene citato quando ad esempio vediamo una persona con lo sguardo un po' perso, anche un po' tonto, e ti viene spontaneo dirgli: non ho mai provato Urrà. Fabio Bussotti, oggi a 60 anni, fa sempre l'attore, scrive romanzi gialli, è senza occhiali perché per lo spot glieli avevano fatti mettere anche se non aveva bisogno, ma soprattutto non ha più la banana in testa, che tanta fortuna gli ha portato. E voi, lo ricordate l'Urrà Saiva? Commentate come sempre festosi e festanti!